Dottore Eretta, oggi si celebra la sesta giornata mondiale del linfedema, una patologia rara ma che comunque esiste. E vogliamo spiegare ai nostri telespettatori di che cosa si tratta. Esattamente, l'infedema è una malattia purtroppo cronica a tendenza evolutiva. La cosa importante è saperla riconoscere. Purtroppo di una malattia non si conosce finché non si è in grado di fare diagnosi. Una volta raggiunta la diagnosi, comunque nel nostro centro, qui a Sarzana, siamo in grado di trattare, gestire e curare i pazienti affetti dall'infedema. Una patologia ovviamente importante, dicevamo patologia rara, che ha bisogno anche di un lavoro di equipe, di diverse specializzazioni che lavorano. Succede questa cosa alla Assolutamente, nostra nella città? nostra azienda ormai abbiamo una coordinazione continua con i vari reparti, la medicina interna, le malattie infettive, l'oncologia, quindi la chirurgia vascolare. Siamo ormai un gruppo consolidato dove riusciamo a gestire di comune accordo i pazienti che hanno questo tipo di malattia. Terapia medica, terapia interventistica, siamo attrezzati Siamo per. in grado di offrire la più ampia gamma di servizi ai pazienti, quindi poter sia in maniera combinata non solo con l'ambulatorio di chirurgia degli linfatici, ma anche con le strutture riabilitative della fisiatria, dare un buon servizio al paziente. Poi il paziente che comunque non riesce a migliorare solamente con le terapie riabilitative, poi possiamo offrire delle strategie chirurgiche innovative e minimo invasive. Ecco, la nostra città è punto di riferimento per il Servizio Sanitario Nazionale su questa patologia, cioè pazienti che da fuori città, vengono nella nostra ASL a farsi visitare e a farsi Esatto, curare. come dico sempre io siamo in controtendenza, perché di solito i pazienti tendono a migrare, noi li importiamo e non facciamo andare via i nostri. E questa è una cosa importante. Bene, di questo e di molto altro parleremo nella trasmissione che andrà in onda questa sera alle 21:15 su questa rete. Non perdete l'appuntamento.